Ciao ragazzi, allora oggi ho deciso di farvi anch'io la rubrica degli usati della settimana che seguo sempre con piacere e interesse da Iridem, cappina 87. E niente, vi faccio vedere cosa ho utilizzato in questa settimana, i prodotti diciamo che ho utilizzato di più. Alcuni non ve li ho inseriti, altri sì, anche se ve li ho già mostrati perché davvero diciamo li ho utilizzati tanto, quindi altri diciamo li ho scartati pure se ve li ho fatti vedere, altri li ho voluti tenere perché li sto usando. Inizio subito, vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato per la base e inizio con queste due BB cream che fanno parte del mio progetto smaltimento prodotti, uno peggio dell'altra. Questa qui di Mua fa meno schifo, diciamo, di questa qui della Garnier perché almeno copre qualcosa. Questa qui della Garnier praticamente, come già sapete, vi ho mostrato fino a vomitare, non copre niente, vi fa la faccia tutta oleosa e bruttissima. Questa qui, diciamo, copre, però fa anche lei questo effetto, diciamo, lucidino che non mi piace. Non la reputo una buona BB cream. Poi, tra l'altro, qui dice di avere 30 ml di prodotto, però quando, diciamo, l'ho ricevuta già si sentiva, cioè questa parte qui praticamente era tutta vuota e il prodotto stava solo in questa zona qui, quindi è anche una sola di prodotto, quindi non la comprate. E la presi quando stava in offerta una sterlina ed è la BB cream Beauty Balm All in One, cioè praticamente tiene tutto in uno, dovrebbe tenere anche il correttore, sì, concealer e cipria, ma obiettivamente non ha niente di tutto questo perché comunque vi tende a lucidare molto il viso ed è pessima, 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 quindi per smaltire sto utilizzando questi due prodotti. Sempre per terminarlo, sto utilizzando questo fondo di Essence che vi ho mostrato anche nel topo, diciamo, della settimana in altri video, però diciamo questo qui non ho nulla da dire, davvero è un ottimo ottimo prodotto, lo voglio semplicemente terminare e per smaltire anche qualche altro fondo tinta che ho, che ne ho davvero tanti, ma è davvero buono e sicuramente lo andrò a ricomprare nella nuovo, diciamo, packaging, il Soft Touch Mousse. Questo qui non lo fa più Essence, è il Pure Skin 03 Nude. Non mi dilungo più di tanto a parlarvene perché ve l'ho mostrato, vi ho già parlato abbastanza, ma davvero buono ed è quello che mi vedete indosso. Pur essendo un fondotinta in mousse, copre davvero tanto, davvero molto molto buono ed è molto leggero sul viso, non è pesante, non fa l'effetto mascherone, molto molto buono. Sempre un altro prodotto per la base che vi ho mostrato tantissimo è questo fondo di Glossip che fa parte del mio progetto smaltimento prodotti e sto utilizzando a go-go. E niente, non mi dilungo più di tanto perché vi ripeto, ve ne ho parlato già in diversi video. Mi piace perché comunque dà un bellissimo effetto matte sul viso, dura tanto e copre, dà diciamo ogni fondotinta una maggiore copertura, è davvero molto buono. Non lo utilizzo come fondo, vi ripeto, perché ho la pelle secca e poi mi tende ad evidenziare, diciamo, tutte le pellicine, tutte le cose, non mi piace. Però come cipria è davvero molto molto buono perché ha davvero un'ottima coprenza e non fa l'effetto maschera, davvero buonissimo. È lo 04 Walnut della linea Wet n Dry, ma già diciamo ve l'ho mostrato. Poi, sempre per quanto riguarda, diciamo, la base, vi faccio vedere i prodotti, diciamo, che utilizzo per fare le mie amate sopracciglia. E, diciamo, come, per, diciamo, ricreare una sottospecie di stencil per, le sopracciglia, cioè io vado a fare tutto il contorno delle sopracciglia, sia sopra che sotto, con questa matita di Paola P, che è una matita occhi, in effetti, però, vi ripeto, mi serve solo per, creare uno stencil, una sorta di stencil per le sopracciglia. È un bellissimo color burro, l'ho utilizzata anche all'interno della rima. L'unico problema è che essendo molto morbida, spesso e volentieri mi tende a sporcare le lentine e mi dà noia sta cosa. Quindi ho trovato un uso alternativo usandola per, diciamo, per fare questa sorta di stencil. Mi ci sto trovando davvero bene, si sfuma facilmente, infatti vedete non è che si nota.
E poi sto utilizzando questa palettina qui, diciamo, dopo aver utilizzato questa matita, vado ad utilizzare o la matita, diciamo, per sopracciglia, l'eyeliner di Wycon o un prodotto, diciamo, di Paola P. E poi per dare ancora più definizione alle sopracciglia, vado ad utilizzare questo correttore per contornare sia sopra che sotto le sopracciglia, e vi fa, diciamo, anche l'effetto sopracciglia, vedete, un po' più alzato, non so come si dice in termini tecnici. Comunque l'arcata sopraccigliare, vedete, sembra che la tenete più alta, in realtà non è così, è un effetto ottico che vi dà il correttore. Sto utilizzando questo qui di Mua, da questa palettina qua, che non utilizzo come, diciamo, correttore, perché tende ad andare nelle pieghe e è molto oleoso come correttore, non copre benissimo, non copre tanto, quindi lo sto utilizzando questo qui in particolare per le sopracciglia. Infatti c'è anche un bel buco. E niente, questi, diciamo, sono stati i miei prodotti per la base. E in più questa settimana ho preso ad utilizzare questo qui di Paola P, il Brown Design e Fix nella colorazione 03, la più scura. Quella fa tre colorazioni e niente, ora non ce l'ho, tengo l'eyeliner, però l'ho riutilizzato, diciamo, per prendersi un pochettino la mano, perché sicuramente mi porterò questo prodotto in fiera quando vado lì a Bologna e al Cosmoprof, soprattutto per la partenza, per quando parto da qui mi faccio le sopracciglia con questo, perché sono sicura che mi durano e che non ho problemi, e quindi mi sto prendendo un pochettino la mano, perché l'ho accantonato un po' per utilizzare l'eyeliner di Wycon, che questo qui che ho, che pure mi ci trovo benissimo. E niente, ho utilizzato anche questo in questa settimana per allenarmi e creare, diciamo, delle sopracciglia perfette. Poi, sempre per quanto, diciamo, riguarda la base, sto utilizzando tantissimo, infatti si è fatta piccina picciò, la matita labbra contorno perfetto di Wycon. È davvero buonissima, l'ho utilizzata anche in questo momento come primer labbra e come contorno labbra, per evitare che il rossetto vi sborda o vi cola da qualche parte, e quindi ve la straconsiglio. Un costo di 4,90 euro, ma è davvero un ottimo prodotto, e potete fare, diciamo, ne potete fare più usi sia come primer che come contorno labbra. Ho sentito anche come di utilizzare anche per fissare le sopracciglia, ma ho la cera apposita, quindi non mi va di sporcarla per le sopracciglia. Ma davvero è un ottimo, ottimo prodotto ad un prezzo piccolissimo. Sempre di Wycon, un'altra matita che ho utilizzato tanto è questa qui, fa parte della linea Long Lasting ed è l'Emerald Green, la 04. È un verde pavone spettacolare, vedete, e vi dura tutto il giorno. È qualcosa di spettacolare. Queste matite pure hanno un costo di 4,90 euro, ma ve le straconsiglio. Io so sia questa qui che una color champagne spettacolare, e niente, mi ci trovo divinamente e ve la straconsiglio, perché davvero ha un'ottima, ottima durata. La fa anche nera e marrone, che voglio provare. Davvero ottimo, ottimo prodotto. E l'ho utilizzata tanto, infatti pure nei trucchi che vi ho postato, ho sempre questa matitina qui e mi trovo benissimo. Non lo so, mi è presa la fissa per il verde pavone nella rima interna e la sto utilizzando tanto. Poi, sempre per quanto riguarda matite e matitoni, ho utilizzato due matitoni in particolare. Allora, il primo è questo qui, della Collection Professional, il Golden Sand, lo 03, che fa parte della linea Eye Zambo. È davvero bellissimo. L'ho utilizzato anche per enfatizzare, vedete, gli altri ombretti, che ho un po' sfigatelli, ed è davvero molto molto bello. È, diciamo, un simil long lasting di Kiko, ma a un prezzo davvero piccolissimo. Se non erro costa 4 euro, e rispetto, diciamo, a uno di Kiko che ne costa 6,90, diciamo, potete acquistarne più di questi per provarli, ma vi dico, sono davvero ottimi come prodotti. E poi ho utilizzato questo qui burro, che vi ho fatto vedere un'infinità di volte, ed è il 45 della linea del set long lasting color sphere, color qualcosa. Non mi ricordo di preciso la linea, era quella di Natale comunque, ed è questo bellissimo color burro. Lo uso per tutto, lo uso per illuminare l'arcata sopraccigliare,
sopraccigliare, nell'arima interna lo uso come base per un ombretto burro oppure su tutta la palpebra per enfatizzare, diciamo, gli ombretti colorati. Davvero lo sfumando alla follia. Ottimo, ottimo prodotto. Poi, per quanto riguarda, diciamo, gli occhi, ho utilizzato molto questa palettina della Catrice, che se non erro è entrata fuori produzione, non la fanno più, ed è la 080 Yellow Submarine. Spero, così si legge. E fa parte delle palettine Absolute Eye Color, cioè io sto amando questa palettina, perché all'interno contiene davvero dei colori. Oddio, molto molto particolari, sembrano molto, cioè sembrano banali dal video, mi assicuro, sono davvero molto molto particolari. Vi faccio vedere uno swatch, al limite vi allegherò qui la foto dove ho utilizzato, diciamo, questa palettina. Per chi non mi segue su Facebook e non ha visto il trucco con questa palette, vi faccio qualche swatch. Allora, questo è un color tortora, vedete, con all'interno delle perlescenze oro. È qualcosa di stupendo. Ovviamente qui non si vede una mazza. Comunque all'interno delle perlescenze, da qui si vede dal dito, delle perlescenze oro stupende, davvero stupende. Poi vi faccio vedere questo marrone con all'interno marrone verde con all'interno dei riflessi oro, molto molto particolare come colore e molto scrivente, davvero bellissimo. Poi, sempre un altro colore molto particolare che non avevo è questo verde scurissimo militare che tende al grigio, ha un color top, diciamo, un po' più scuro. Ed eccolo qui. Sembra quasi matto, ma è un satinato, diciamo, molto molto bello. E poi per ultimo vi faccio vedere l'oro, che diciamo è l'unico, diciamo, che non ho utilizzato di questa palette, ma comunque molto bello perché è un oro giallo, molto molto particolare anche lui. Ed è questo qui. Davvero bella questa palettina, infatti se la trovate magari in qualche angolo negli stand Catrice prendetela. A me l'ha inviata la mia amica Mara perché da me Catrice non c'è. Infatti tutte le ragazze che mi chiedono dove trovo Catrice a Salerno, io non la trovo. Me la invia me le tutte le cose che mi vedete, la maggior parte me le ha inviate la mia amica Mara e altre mi sono state regalate per il compleanno da un'altra mia amica, quindi nada ne nada, insomma, io sono contentissima che Mara mi ha mandato questa palette perché è davvero carinissima. Vi ho scritto anche su Facebook che ve ne parlavo perché davvero merita, merita tantissimo perché ha dei colori davvero molto belli e particolari. Adesso mi pulisco perché se no non riesco a farvi vedere, diciamo, gli altri prodotti. Vi faccio vedere la matita di Wycon che non va via. Cioè, rendetevi conto, adesso dovrò stare qui a scartavetrarmi la mano per cercare di far andare via la matita di Wycon. Infatti, anche per quanto riguarda lo struccaggio, butto un pochettino il sangue con la matita di Wycon. Diciamo, se n'è quasi andata, perché resiste, raga, che è un qualcosa di assurdo. Qualcosa di assurdo. Infatti sto pensando di realizzare per il Cosmo Prof, per quando parto, un trucco nude, diciamo, su questo genere qui e sotto, invece della matita burro, di metterci questa matita verde Gaiarda. Mo vedo come mi gira, perché sono sicura che mi dura, insomma. Poi vi faccio vedere questa terra di Elf che vi ho mostrato già in altri video ed è la Elf Warm Bronzer, perché non so il topo se diciamo, lo carico il lunedì oppure lo carico settimana prossima perché La povera Daniela non sta bene, ha male all'occhietto e quindi non lo carichiamo per Daniela, insomma, perché comunque il topo siamo io, Daniela e Federica. e ve lo mostro anche nel top, insomma, questo prodotto.
E sarebbe insomma la Warmo Bronzer di Elf che io utilizzo sinceramente come blush perché l'ho comprata, vi dico la verità, perché volevo diciamo una terra per fare il contouring, ma è molto molto sbrilluccicosa questa. Vedete? Molto molto sbrilluccicosa, però come blush è bello. Vedete, vi fa questa cosa, questo effetto dorato. Stupendo, davvero stupendo. Poi, sempre come blush, ho utilizzato moltissimo questa combo, che è praticamente il Metal Glam di Essence, che diciamo è un ombretto, è un ombretto, è un blush cremoso, pieno zeppo di micro glitter, e su ci abbino questo blush della COST, il numero 4, ed è il Fard Seta, che è molto molto bello perché ha delle pearlescenze uguali, diciamo, o simili a questo qui di Essence. Stupendo, vedete? Poi non è neanche polveroso, è davvero molto molto bello, super scrivente. Mi piace moltissimo, è molto luminoso. All'interno questo qui, diciamo, ha delle pearlescenze rosate, mentre questo qui di Essence ha delle pearlescenze dorate molto molto particolare. Però insieme, devo dire la verità, mi piace l'effetto e ho provato questa combo e sono molto soddisfatta. E poi come ultimo, ma non per importanza, ho utilizzato molto questo blush di Madina che mi ha regalato Debbie, gentilissima, e fa parte dei Prism Satin Blush ed è l'It's Oh So Quiet, spero di averlo pronunciato in maniera decente. Ed è a 4,5 grammi di prodotto ed ha una scadenza di 18 mesi. È il mio primo blush Madina, ma devo dire è fenomenale. Non è per nulla polveroso e ha una texture particolarissima. Cioè, sembra in crema, è questo qui. Sembra in crema, però quando lo andate a mettere è in polvere. Vedete, è molto molto discreto, però è bellissimo, raga, vi fa un effetto sulle guance, è molto luminoso, con questo rosino, non lo so, è bello, mi piace tantissimo e lo sto utilizzando davvero tanto. Infatti, diciamo, questo qui aveva la bombatura, però pian piano la sto appiattendo, si può dire. E niente ragazze, questi diciamo sono stati gli usati della settimana. Molti prodotti sono prodotti che fanno parte del mio progetto smaltimento prodotti, infatti penso che li avete visti in ogni dove e vi siete anche un po' fatti la palla, diciamo, di vedere sempre gli stessi prodotti, però vi ripeto, sono quelli che utilizzo perché li voglio terminare, quindi mi dovete scusare. Io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Fatemi sapere se una rubrica del genere vi può piacere o farla ogni settimana, se vi può interessare. A me piace molto seguirla da Iride, cioè mi piace vedere tutti i prodotti che ha utilizzato, i suoi prodotti, diciamo, che vuole smaltire, perché poi fa anche, diciamo, una review, diciamo, di vari prodotti che consigliano che consiglia e sconsiglia, quindi non lo so, mi interessa molto questa tipologia di video. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino. Io vi bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!